remaster, entonces número 12, de ese remaster que era el último. Allora, un riassunto della giornata. Meglio anticipare, ma meglio anche sperimentare la gestione in emergenza. Dunque, la simulazione può essere una cosa molto utile. E nonostante sia stata una simulazione ottimamente congegnata e anche presentata, breve, ma ha fatto emergere tutta una serie di complessità reali. La simulazione è veramente finta, ma le dinamiche sono quelle proprio che potremmo ritrovare in situazioni di reale gestione di emergenza. E, ho preso spunto da un approccio sistemico. Quando si parla di sistemi, ogni sistema, dunque una serie di cause correlate circolari, ogni sistema è caratterizzato da dei ritardi. Ogni sistema ha sempre dei ritardi. Dunque, la causa collega un'azione, l'azione collega una causa, ci mette nel tempo. Il sistema più semplice, che è la metafora di quello che mi è venuto in mente, è bicchiere un bicchiere d'acqua. Se voi ci pensate, bicchiere un bicchiere d'acqua, un gesto semplicissimo, c'è un livello desiderato, c'è una percezione, c'è un occhio, c'è un'intenzione che agisce su un rubinetto, il rubinetto gira su un flusso e il flusso gira sul livello. Dunque almeno quattro passaggi, almeno quattro tipi di ritardi. Percezione, decisione, azione, effetto. Quello di cui stiamo parlando non è solo un bicchiere d'acqua, ma già in un bicchiere d'acqua ci sono quattro tipi di ritardo, ci sono molti fattori che influenzano questi tipi di ritardo. E ne ho trovati proprio dalle frasi, qua ho catturato, ho trascritto alcune frasi che ho sentito nel gruppo. Percezione, questa è l'informazione, mi arriva questa informazione da chi, da dove? L'informazione è comunicazione? Frase, citazione. Simulazione a fondo fisso, cioè il tecnico che comunica, cioè che dà un'informazione, questa informazione può non essere comunicativa. Oppure ci sono ancora tecnici, diceva l'ultimo relatore, che confondono rischio con pericolo. Siamo tra tecnici e ingegneria, figuriamoci poi quando parliamo con magari un sindaco che è esperto di beni culturali o insomma di altri settori. Le definizioni nascondono anche qua delle insidie, perché in base alle definizioni definiamo la nostra competenza o la nostra non competenza. Se è una parola di detrito non mi interessa, oppure se è una parola di detrito mi interessa, chiamami. Se è una parola di detrito, sì, se è fenomeno. Anche qua c'è tra tecnici questo rischio di non sentirsi in caldo se non si parla del fenomeno di cui sono esperto, è un po' il rischio che dicevano anche altri, parlare tra uffici, tra dipartimenti di un'organizzazione. Poi l'interpretazione, data l'informazione, che comunica o non comunica a seconda di chi l'ascolta, se sa di cosa parliamo. Nel caso migliore l'informazione può essere interpretata, arriva nel gruppo c'era una mappa di pericoli e alcuni hanno detto, beh, secondo la mia conoscenza mi aspetto che non alzi il tirante, altri, stesso gruppo, l'aria monte potrebbe essere tutta esondata, dunque andavano al di là di questi poligoni, di questi colori. Ecco che allora chi fa un'informazione avrebbe anche già immaginare come potrebbe essere interpretata, nel caso migliore migliorata o nel caso peggiore distorta la mia informazione. Detto questo, è ancora nel primo tipo di ritardo. Infatti dopo un'ora siamo arrivati a chiedersi, il gruppo è arrivato a chiedersi, siamo in emergenza? Dopo circa un'ora di discussione. Poi c'è il ritardo della decisione. Quanto è più complessa l'organizzazione, innanzitutto c'è la necessità di un aggiornamento dell'informazione, se c'è un'emergenza. Siamo aggiornati su cosa sta avvenendo, questa colata è arrivata, non è arrivata, questa data di piena, dov'è? E c'è ambiguità dell'allarme. Anche qua, non solo la prima informazione, ma anche l'aggiornamento rischia di essere creare confusione, perché diventa poi un sincronismo o asincronismo di fonti. Se avete seguito un po' anche Rigopiano, lì c'era un asincronismo di fonti. Ecco che dunque non solo devo informare bene, la mia informazione deve essere ben compresa, non distorta, ma gli aggiornamenti dovrebbero essere, si spera, sincroni, o perlomeno non creare ulteriore ambiguità. E poi qua ha a che fare con il coordinamento. Se il coordinamento si basa su persone che si chiedono ma posso fare un'evacuazione in fase preliminare, anche qua ulteriore ritardo. E poi
se c'è una colata o evacui subito o chi lo dice? Lo dice un esperto, mi fido di quell'esperto, no perché lui non è un geotecnico, oppure sì perché è un geologo, oppure no perché io ne so di più. Un conto è, diciamo, adesso traduco in termini un po' simpatici, però può essere una fonte di non coerenza tra in un'organizzazione, soprattutto quando poi si parla di dipartimenti, uffici. Azione. Ora che abbiamo percepito il pericolo, insomma, l'emergenza o l'evento, abbiamo deciso la nostra azione impiegherà del tempo. E qua ha a che fare con informazioni tecniche e non tecniche. Non conosciamo i vigili, abbiamo deciso che mandiamo i vigili da una parte. Se non li conosciamo, se sappiamo quanti sono, chi sono, e sono informazioni non tecniche. Dunque si va al di là del fenomeno, della fisicità, diciamo, del fenomeno. E poi ancora si può essere anche informazioni tecniche, non siamo ancora nell'emergenza, che qua che si accavallano. Poi la diffusione delle nostre indicazioni. Bene, agite così. Questo agite così a chi? Dunque, come raggiungere l'intera popolazione? Lì ci sono i volontari, speriamo, forse, speriamo che siano efficaci, speriamo che siano credibili, eccetera, eccetera. Dunque, e qua ha a che fare con l'autorevolezza. Il vigile presiderà i centri di raccolta, e qua citazione del gruppo. E cosa farà lì? E dirà alle persone di muoversi come devono. E qua si apre un'altra finestra, i comportamenti. Una buona informazione, una buona decisione, una buona azione. Chi deve fare cosa deve fare? Speriamo che lo faccia. Persone che si muovono come devono in base alla memoria, in base alle scelte. E qua a che fare? È il 17° allarme nella stessa valle? Quello che qualcuno ha detto, non anestetizzare la popolazione su questa chiama di emergenza. Dunque sono dinamiche che vanno nelle scienze cognitive, non più geologiche, tecniche, alluvionarie, ma introducono, come diceva, le competenze qua. In base a cosa si muovono come devono, tra virgolette? In base a una memoria, in base a una scelta, e nei loro criteri di scelta ci possono essere più svariate varianti. Ecco che dunque agire, anticipare, gestire almeno questi tipi di ritardo, e qua vorrei un po' poi aprire il dibattito a cosa ne pensate, ma volevo aggiungere altri livelli di complessità. Mentre noi miglioriamo i piani di gestione, e qua è un po' per chiudere l'anello, insomma, dove siamo partiti all'inizio, ci muoviamo all'interno del progetto Frank Anticipation, ha a che fare con il futuro. Dunque, mentre noi miglioriamo i piani di gestione, il mondo cambia. Queste sono le vetture ogni 100 abitanti, siamo oltre il 100 qua, nel 2010 un'impennata a Trento. Due dinamiche completamente differenti dei due piccoli borghi, Bocenago e Strembo, la variazione hanno base 1000 degli stranieri, comunicare in due comuni differenti. Dovremmo dotarci di comunicazioni, di mezzi sicuramente differenti per comunicare lo stesso evento. Incidenza dei grandi anziani, più di 85 anni, grandi anziani, a Trento, dal 6%, siamo al 17%. I grandi anziani hanno una percezione, una capacità di mobilizzare, insomma, tutta una serie di... Il turismo, Borgo, fino al 2010 quasi non ha, anzi, è praticamente zero il tasso di ricettività, poi inizia e aumenta. Anche lì, come si diceva, già si anticipava, comunicare ai residenti che sono lì da 40 anni o da tutta la loro vita, oppure ai nuovi residenti o ai residenti temporanei, questo cambia, può cambiare la catena di causa-effetto, la catena di gestione dell'emergenza, se la anticipiamo, se ne teniamo conto. Esempio di mobilità, appunto, di cambiamento di questi mondi, questi sono dei macro fattori di come sta cambiando un territorio in termini socio-economici, in termini di variabili socio-economiche, in coscienza del territorio, queste sono le aree di studio di Franca, sta diminuendo, abbiamo usato alcuni indicatori proxy che approssimano un po' il fenomeno, dunque gente sul territorio che conosce dunque i canali o le gronde, eccetera, la sorveglianza, dunque le abitazioni occupate su tutte le abitazioni, questo è anche un fenomeno comune da Trento a Bocenago, l'incidente degli anziani,
questo è un fenomeno generale, diversi, la popolazione esposta in alcuni casi abbiamo dinamiche opposte, spopolamento o cambiamento di residenza, le autovetture, dunque popolazione esposta in termini di movimento, anche qua abbiamo dinamiche interessanti, persone locali esposte, inteso come minor conoscenza idraulica del territorio, chi arriva ad abitare in questi centri probabilmente reagirà, conoscerà meno di cui, il fenomeno di cui stiamo parlando, dunque anche la meno capacità responsiva. Esempio, sempre prendendo i focus group dell'azione, hanno individuato diverse variabili indeterminate, interessante. E questo è un diverso approccio agli scenari, oltre agli scenari di tipo tecnico, in cui si prende una poca variabile e attraverso una loro modifica si esplorano mondi possibili. Qua l'obiettivo non è avere una variabile da calibrare, ma chiederci qual è la variabile più incerta. Ecco quello interessante, le incertezze sono diverse a seconda del territorio, a parità tra virgolette di evento possibile, le incertezze più impattanti, le variabili più incerte, più impattanti sono diverse in territori diversi. E queste invece vengono considerate predeterminate, ovvero di cui possiamo sapere qualcosa, possiamo avere dei trend, possiamo immaginare delle evoluzioni. Dunque anche qua è un esercizio, diciamo, di scenari strategici in cui gli scenari sono personalizzati per quel tipo di territorio, in cui territorio c'è, cioè, parte sia fisica ma sia anche la parte sociale. Dunque l'invito è un po' l'approccio sistemico, che è la metafora dell'iceberg, vedete il 10% che noi vediamo in realtà mosso dalle correnti oceaniche, del 90%. Se noi ci focalizziamo solo sugli eventi, tanto che appaiono visibili, rischiamo solo di reagire. C'è l'evento, reagiamo. La sfida è andare sotto sui pattern, su cosa sta accadendo nel tempo, o qual è la struttura sociale, non solo fisica dell'evento, ma il territorio, la sua variabile sociale, economica, politica, ecologica, poi ambientale, che crea un tipo di risposta o un tipo di non risposta. Solo lì potremmo prevedere, cioè cambiare il sistema, dunque anticipare. Anticipare dunque vuol dire imparare, formare, prepararsi in tempo di pace. Questi sono i risultati di un focus group che stiamo organizzando a Diano di Franca. Ieri abbiamo svolto questo stesso tipo di mappatura in cui sui tre orizzonti nel tempo, dal 2040, presso gli Stati Alpi orientali. Questo è un riassunto grafico con un po' i nodi focali del progetto, cultura dell'anticipazione, non solo di accettare il rischio, ma di anticipare, porsi delle domande, dei quesiti di futuro per comunicare meglio. E da questo deriva, e chiudo, l'invito al prossimo convegno, anzi, il primo convegno nazionale del progetto Franca, come comunicare il rischio e l'incertezza, a tutti invitati, 18-19. Sembra una degna chiusura di queste due giornate di studio, però rimane ancora tempo per una domanda, forse. Sì, io addirittura anche. No, anche più, sì. Anche più di una domanda, siamo così pochi ormai che è già tanto averne una. Ma secondo me manca ancora un anello nell'analisi che voi fate, perché, come giustamente sottolinei, questo approccio sociologico va a cambiare due aspetti, secondo me, anche tecnici. Uno è il rischio, cioè il fatto che i beni, la popolazione nel tempo cambiano e fanno cambiare il rischio, inteso non solo come pericolo, ma il pericolo che agisce su un territorio che sta cambiando. Quindi tutta l'approccio, le mappe di rischio, che adesso ancora non abbiamo, ad esempio in Trentino, ma in qualche modo il PGUAP ce l'aveva, eccetera, è chiaro che durano per qualche anno, ma poi devono essere aggiornate anche in base a questi scenari, e quindi sarebbe importante che nelle motivazioni che portano all'aggiornamento di queste mappe non ci sia solo l'aggiornamento delle conoscenze che ti portano a descrivere i fenomeni in maniera migliore, o hai delle conoscenze in più che ti portano a,
ma deve esserci anche un aggiornamento o un riconoscimento dei scenari possibili da un punto di vista sociale, e questo credo che sia importante. E questo è sulle mappe, quindi sul... L'altro è l'impatto sui piani di emergenza. Sono progettati pensando ad adesso, al numero di anziani che abbiamo adesso, gli vengono riaggiornati ogni quanto? Sette anni? Sei anni? Sette anni? Ma in qualche modo, se c'è qualche linea di tendenza, che uno dovrebbe prevedere che già fra sette anni potrebbero essere già troppo vecchi, se ci sono certe tipologie di dinamiche che vengono riconosciute in base a questa analisi. Per cui credo che dovrebbe in qualche modo anche l'analisi sociale entrare in un po' di più in relazione anche con gli aspetti tecnici che abbiamo visto oggi, perché potrebbero essere estremamente utili, altrimenti facciamo tutto pensando a oggi e pensando che non cambierà nulla. Questo è, capisci? Secondo me la cosa che si potrebbe fare in più ancora è vedere anche l'impatto di queste cose su questi elementi che sono anche molto tecniche, molto molto applicative. Non è che un tecnico, quello che succederà a questo paese non frega niente, tanto io mi faccio il mio piano e tante saluti, no? Secondo me questi si potrebbe provare a fare questo collegamento tra i due. Potrebbe essere uno dei punti per il prossimo progetto. Ah, secondo me sì. Da Bologna, martedì a Bologna ha un incontro di stakeholder del progetto Rainbow. E Rainbow è più sul tecnico, sulla previsione di eventi di pioggia intensa e gli effetti sull'ambito urbano, d'acqua e allagamenti. E hanno invitato diversi stakeholder su progetti simili. E sta iniziando a parlare di cosa facciamo dopo, uniamo le forze. Mm-hmm. Questo potrebbe essere un altro suggerimento. Perché è l'elemento che l'elemento poi che manca, no? Disegnare i prossimi piani, non solo aggiornare la professione tecnica, ma come disegnare proprio, e includere persone diverse dal tecnico, diciamo, dal puramente tecnico, quindi dal pericolo e basta, ma nel rischio e nei piani di emergenza. Questo abbiamo 6.000 anziani o ne avremo 12.000, e quindi è chiaro che le cose possono cambiare. La gente conosce il territorio oppure non lo conosce, e allora dove va? Dovremmo fare i cartelli in 10 lingue o basta dire ci troviamo alla scuola? Non è mica, cioè, in 5 anni, 6 anni può cambiare drammaticamente. Ma come dirlo, perché hai una tecnologia diversa per avvisare e prevenire monitorare culture diverse. Soprattutto Borgo ha sollevato questo punto, che la migrazione dovrà cambiare la comunicazione, perché oltre a comunicare in italiano con la campana, che chiaro, quelli di Borgo lì da 40 anni sa che un conto è il nuovo arrivato che iraniano abita Borgo. Ecco, secondo me appunto si può fare un passettino, perché c'è, sul metodo di disegno dei piani. Secondo me sì. Ma magari non riguarda più intanto il tuo approccio, che è un approccio culturalmente molto aperto, ma riguarda più l'aspetto tecnico. Io non ho mai visto un'analisi tecnico-economica dei piani, quindi ho l'impressione che, adesso qua non ci sono più tecnici della provincia di Bolzano e di Trento, però se ci fossero vedere lo stesso. Loro fanno un lavoro tecnico importante e ben fatto, io non ho dubbi su questo, però il dubbio mi viene sul fatto che ci sia un'analisi economica ben fatta a monte di tutto. Quindi io faccio un esempio, mi conviene se ho un problema su un torrente costruire 500 briglie su quel torrente che poi si vedono anche a chilometri di distanza, e se si fa questo si tiene conto di quanto ci costa oggi quell'opera e la loro manutenzione nel corso non dei 5 anni che dura l'amministrazione, ma dei 500 anni che deve durare quell'abitato che ci sta sotto. Mi chiedo se questi conti si fanno oppure no. Beh, in teoria nei lavori pubblici questo dovrebbe essere previsto. Ma non è previsto, assolutamente. Io non ho mai visto un'analisi. In realtà c'è un problema di definizione. Cioè, si parla di vita dell'opera. Cioè i test si fanno dei conti, no, con l'ammortamento, vita dell'opera, però in realtà non è. Cioè dovresti fare anche
un'analisi dei costi di manutenzione, e nei costi di manutenzione evidentemente vanno intesi anche queste cose. Ma su quanti anni? Cioè, la devi fare? Se tu la fai su 20 anni o 2000 anni, la cosa cambia. Su questo c'è un progetto del Politecnico di Milano con economisti e ingegneri che fa, cerca proprio di supportare l'analisi di questi benefici di opere di difesa. Ecco, allora ti chiedo la cosa, il lato che manca finora, che stanno cercando di risolvere, è anche la contabilità dei danni, perché se proprio come calcolare un danno, perché una delle tecniche è i danni evitati, quindi devi avere dei danni. Come evitare, c'è anche lì una nebulosa di definizione di modelli di danno, molto, certo. L'assicuratore lo certo. fa in modo, il comune lo fa, ma il livello ministeriale ancora un altro. E quello, uno dei primi passi è convergere a un protocollo per quantificare, per registrare i danni, per quantificarli. Dopo il secondo passo sarà stimare i danni evitati come controbilancio, come appunto l'analisi costi-benefici. Però la scala temporale diventa un fattore importante su questo. Se la fai su 5 anni, cioè finché dura la vita dell'amministrazione, è un conto. O la vita di 20 anni. Che dicono sia la vita dell'opera, ma in realtà è la vita dell'ingegnere che li ha progettati prima che vada in pensione. Cioè, perché 20 anni? Fammela su, perché dopo 20 anni quell'opera lì diventa un problema, capito? Perché diventa una minaccia, cioè diventa un aggravio di pericolo, anziché essere un elemento di mitigazione, secondo me. Certo. Così. Cioè, ci sono analisi di questo tipo che non sono mai state fatte, credo. Io non l'ho mai visto. Le scelte che vengono fatte, conosco di come lavorano su Bolzano, sono orientate per esempio sulla costruzione dei valli piuttosto che mettere reti dove possibile, perché? Perché c'è meno manutenzione, c'è più facile controllo, insomma, costi, cioè magari l'opera mi costa di più, però poi nel tempo siamo arrivati a benefici. Il dubbio rimane, insomma, quando vedi un torrente che non vedi più il torrente, vedi solo le briglie. Decidere di fare piani di pericolo comunali, così come vengono fatti, o fare la carta del rischio provinciale, cioè sono due bilanci a posti diversi, uno distribuito su tutti i comuni, molto più ampio, creano un certo indotto. Sì, non è facile. Questi ambiti sociali, abbiamo visto, nella zona gialla, nella zona blu, un conto andare con un interlocutore provinciale che comunque bene o male garantisce una certa parità, un conto nei comuni che si sa com'è, c'è il sindaco che si spinge sul tecnico, si spinge. Dipende dagli interessi specifici. Questo ha a che fare anche con la quella che diceva Giorgio, non so se riesco a fare. Il prezzo, qual è il rischio accettabile? A costi diversi. Questo ci costa, il rischio accettabile X, siamo disposti a spendere 1000 per avere un rischio accettabile minore? Questo è tutto. Dunque lì poi diventa una, anche lì fa parte della contrattuale di componenti sociali. Certo. Il 95% mi costa 1000, 150.000 euro per proteggere il mio campo, come diceva l'agriturismo, la collettività è disposta a spendere un miglio, adesso si parla insomma circa tonde, ma o delocalizzi un paese o gli fai la briglia? Cioè, costruisco una briglia o faccio un asilo nido? Ci sono casi di delocalizzazione di paese? Ci sono, ma c'è un costo sociale. Sì, culturale anche, perché viene a perdere. Poi le priorità, le decisioni vengono scelte più o meno, magari in modo implicito, non esplicito, ma vengono scelte su questo tipo di ragionamento. E secondo me c'è anche un ulteriore argomento, no? Che prima era saltato anche fuori un po', che è la percezione proprio sociologica della propria responsabilità, nel senso che in alcuni magari contesti sociologici tu vai a fare delle cose e sei responsabile di quello che ti succede, no? Dice vabbè, cadrò, mi farò male, muoio, vabbè. In quell'ambito sociale è in qualche modo condiviso che tu queste cose, uno, le puoi fare e secondo, quello che ti succede, ed è colpa tua. Certo. Invece qui, anche in tutte queste discussioni, anche nel, su
super normativi, cioè noi che siamo così, no? Cerchiamo di normare un po' tutto, no? In cui alla fine cerchiamo di escludere la responsabilità personale per trasformarla in una responsabilità collettiva di norme, strumenti, protezioni e così via, che effettivamente protegge, ma forse anche potrebbe diventare insostenibile anche, no? Prima si facevano, si portavano gli esempi appunto del piano di protezione di una città, non diciamo quale, no? E, però diceva sì, ci sono tutti i piani di protezione, però dopo, adesso nel momento in cui dovremmo realmente spostare, non so, 500 persone da un posto all'altro, non sappiamo se saremo in grado, no? Quindi anche via via le amministrazioni pubbliche si caricano di oneri che in realtà non sono in grado di stabilire se poi sono realmente capaci di sostenere. E quindi forse sarebbe meglio che ognuno fosse responsabile. Ecco qua, a che fare, qualcuno lo diceva, il livello di rischio accettabile. Come comunità accettiamo un certo rischio? Residuo. Allora, anche i nomi, Italia Sicura, vanno in realtà a dire... Dire che non accettiamo. No, non accettiamo nessun tipo di rischio, ti faccio causa se succede certo. Qualcosa. Certe decisioni più a livello magari provinciale rispetto che magari a livello comunale, è vero che da un lato dovrebbero essere più efficaci, però dall'altro magari tolgono un po' la percezione poi della popolazione di non essere coinvolta e quindi di vedere come tutto un qualcosa che è dato, di cui però non è responsabile, non è partecipata, insomma. Però non è più tanto così, cioè la popolazione reagisce adesso di norma, cioè si fa sentire come. Sì, ma si fa sentire quando è successo il fatto, insomma, cioè si fa sentire il dopo, non si fa mai sentire il prima magari del fatto, e quindi dire partecipiamo, facciamo in modo che si possa risolvere la questione. Sicuramente perché si fa magari sentire non è dopo. Conoscenza. Sì, ma anche prima, se non penso ai casi idrogeologici, ma cos'è la costruzione della ferrovia, tipo la Val di Susa, si fa sentire prima come, no? Cioè, sì. Ma quello lì non è un pericolo, è un'opzione economica, se vuoi. Sì, ma anche di fronte a gente, se ci fosse una scelta per cui tu devi assicurarti, se no ti aumentano le tasse, stai sicura che la popolazione reagisce. Si trasforma tutto in una questione economica, certo. Perché prima la conoscenza del problema del territorio è come se fosse delegata a qualcun altro. Cioè non... Ma secondo me la popolazione però non è in grado di dare un valore alla riduzione del rischio. Cioè alla domanda, certo. L'asilo nido o la briglia è tutti e due, perché uno è dovuto e l'altro anche. Anche. Cioè, la briglia va fatta perché comunque non la fa il comune e la deve fare la provincia, non deve neanche chiederlo di farlo, la faccia e basta. E l'asilo nido bisogna farlo, perché d'altronde c'è la briglia, siamo sicuri e facciamo anche l'asilo. Sulla parte del primo non si riesce a quantificarlo a livello di accettazione sociale, eccetera. Per dire, la popolazione sarebbe disposta anche a spendere il miliardo di euro perché è dovuto per un rischio per cui probabilmente non ne varrebbe la pena. A livello economico, a livello sociale, non è facile scambiare. Questo è importante, ampliare l'orizzonte, passare dalle mappe tecniche a mappe che abbiano anche valenze diverse e soprattutto far sì che ci sia un dialogo continuo tra popolazione tecnica, tecnico, amministrazione, politica e aperta non solo ai geologi, fammi dire, tanto per raffigurare una tipologia, ma aperta a tutti, aperta anche ai comunicatori, aperta agli psicologi, agli economisti. Cioè tutte queste competenze dovrebbero interagire di più. Ci devono essere delle metodologie per cui ci si siede
tutto intorno a un tavolo, c'è un'esercitazione, come abbiamo visto, e tutto intorno a un tavolo si mettono assieme le competenze. Pian piano si costruisce una strada, secondo me. Adesso siamo ancora lontani perché facciamo fatica a comunicare le tipologie di processi attualmente ancora, come abbiamo visto la settimana scorsa parlando con i giornalisti, come ben sappiamo sulla base della nostra esperienza. Spesso i processi stessi non sono ben identificati. I sindaci non sono in grado di sapere cosa devono fare quando diventano sindaci, tutto che siamo ancora parecchio indietro. Perché prima di usare la popolazione. Forse è anche vero che la troppa norma ha alleggerito la persona comune e ha ripartito la responsabilità, anche se non la voleva, sul sindaco di turno che se l'è ritrovata sul collo, senza chiederlo, se non si è fatto votare. Non era forse consapevole dal punto della protezione civile e appunto dalla popolazione, ci si è ritrovati nella condizione di dire: ma sei te che lo devi fare, io devo aspettarmi il servizio, non mi interessa quello che costa, ma in realtà se non devo pagare, devo pagare il minimo possibile. C'è forse una sorta di cortocircuito lì dentro che crea un po' di confusione sui ruoli delle varie figure. Grazie. Ferocco, grazie a tutti. A voi. Ci vediamo l'anno prossimo. Grazie a Marta che ha dietro tutta la formazione, soprattutto Marta. Vuoi dire tu l'ultima parola di saluto? Dai, salutaci tu. Alzati in piedi. Va bene, grazie bene. No, vabbè, vi ringrazio. Ero molto sinceramente preoccupata per la simulazione, nel senso che è stato un tentativo, l'ho provata e sono uscite delle belle dinamiche da cui vi ringrazio perché trarrò una serie di spunti sperando possa essere utile. Li abbiamo già tratti, visto? E Rocco sicuramente molto più bravo di me a trarre spunti. E niente, ci aggiorniamo. Vabbè.